tutti e bentornati sul canale. Oggi faremo insieme il biscotto gelato, un dolce davvero semplice da fare, goloso, fresco, adatto per l'estate e un'ottima merenda sia per i più grandi che per i più piccoli. Partiamo subito dal biscotto, quindi faremo insieme una pasta frolla al cacao. Mettiamo all'interno di una ciotola 250 g di farina 00, 10 g di cacao amaro che potete anche omettere e quindi farli completamente bianchi, lo zucchero, l'uovo e infine ci mettiamo il burro, anche un cucchiaino di lievito per dolci e un pizzico di sale. A questo punto potete iniziare ad impastare gli ingredienti insieme. Io utilizzo la mia solita planetaria, ma se voi non ce l'avete, impastate tranquillamente a mano. A questo punto compattiamo la nostra pasta frolla, la rendiamo un po' più elastica e la avvolgiamo in una pellicola trasparente e la facciamo riposare in frigo per circa 30 minuti. A questo punto prepariamo anche il gelato, utilizzando 250 g di panna. Io utilizzo lo plapero, potete anche utilizzare la panna fresca, che non è zuccherata, 170 g di latte condensato che metteremo quando si sarà montata la panna, quindi aggiungendola alla fine e mescolando dal basso verso l'alto per non smontare la panna. Mettiamo anche questa momentaneamente in frigo e riprendiamo la pasta frolla. Dividiamo a metà, così sarà più semplice lavorarla con le mani per renderla un po' più elastica e ci aiutiamo con un foglio di carta forno per poterla stendere oppure con un po' di farina. Non la fate troppo sottile perché i biscotti devono essere belli alti. A questo punto prendete le formine che più preferite, io ho utilizzato proprio la classica per creare il mio biscotto e poi ho bucherellato sopra la pasta frolla. Qui vanno a 180 gradi in forno statico preriscaldato per circa 15-20 minuti. Una volta pronti, li lasciate completamente raffreddare, devono essere completamente freddi. A questo punto possiamo mettere all'interno dei nostri biscotti la nostra crema che diventerà poi un vero e proprio gelato. Quindi li farciamo. Avvolgiamo all'interno di pellicola trasparente e li mettiamo in congelatore per almeno 2 ore. Dopo 2 ore potete godervi il vostro gelato fatto in casa. Ovviamente quando avrete voglia potete prenderlo dal freezer e mangiarlo per merenda. È davvero ottimo, vi consiglio di provarlo. Ragazze, come sempre, se questo video vi è piaciuto lasciatemi un like. Ricordatevi di lasciarmi un commentino qui sotto e fatemi sapere che cosa ne pensate. Vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo presto in un prossimo video. Ciao!